Gran Ballo Viennese di Roma 2018, che andrà a rappresentare l'Italia all'Open Ball di Vienna, e la coppia composta da Marianna Tornina e Giulio Sicuramente questo posto mi ha portato veramente tanta fortuna, perché in un anno sono cambiate tantissime cose. Infatti dopo l'esperienza di Miss Italia ho avuto l'onore e il privilegio, dopo aver vinto una selezione, di partecipare al Gran Ballo Viennese di Roma, e poi in quell'occasione, ciliegina sulla torta, sono stata scelta come rappresentante italiana per l'Open Ball di Vienna 2019. Infatti poi sono volata 2 settimane a Vienna e in quell'occasione ho ricevuto anche una bellissima tiara, in quest'anno realizzata da Donatella Versace in collaborazione con Swarovski. Poi ovviamente è stato tutto un susseguirsi, infatti dopo questa esperienza sono stata ospite nei studi televisivi su Rai 1 nel programma Telesi di Marco Liorni, e poi su Canale 5 ospite a Forum da Barbara Palombelli. È un anno molto intenso, anche molto impegnativo, perché oltre a conciliare queste fantastiche esperienze ho dovuto conciliare anche impegni scolastici e per di più anche i futuri test universitari. Dopo il ballo di Vienna, un'altra bellissima esperienza, quella di partecipare a un film come attrice. Anche questa volta ho colto l'occasione per mettermi in gioco, infatti dopo diversi casting, di cui uno su parte, faccio parte del cast del nuovo film di Giuseppe Ferlito, un regista fiorentino ma che ha voluto rendere omaggio dopo ben 40 anni alla sua terra natia. Infatti il film è girato prettamente in Sicilia. Cosa si può svelare, qualcosa del tuo personaggio? Per il momento non posso dirlo, un po' per scaramanzia, però vi invito a vederlo al cinema quando uscirà. Però come piccolo spoiler posso dire che interpreto un personaggio drammatico, un po' un controsenso visto che ho vinto la fascia di Miss Sorriso. È un'esperienza diversa, ma che persone hai trovato accanto a te e cosa ti hanno lasciato? Mediante questa esperienza ho conosciuto persone fantastiche e mi sono sentita veramente a casa durante i giorni del set. Sicuramente ho riscoperto una passione che da anni ero ormai nascosta, ovvero la recitazione, però posso dire che questa, come del resto anche tutte le altre, mi hanno aiutato a crescere professionalmente. Una giovane alcamese, ma tanti giovani, anche alcamesi, sono sempre in difficoltà. Cosa consiglieresti loro? Sono sicura che in questo momento mi staranno guardando tantissimi giovani, infatti colgo l'occasione per incitarli a credere sempre nella bellezza dei propri sogni, e come disse anche Jim Morrison, ognuno di noi ha un paio di ali, ma solo chi sogna impara a volare. Un percorso che sicuramente non ti ha visto da sola. Un grazie speciale a qualcuno? Un grazie speciale va soprattutto alle persone che durante l'anno mi hanno sempre sostenuto, in primis la città di Alcamo, ma in particolare vorrei ringraziare i miei genitori che durante l'anno mi hanno sempre sostenuto, ma soprattutto incoraggiato in queste fantastiche opportunità. Tu hai sottolineato la tua città cosa ti ha dato, anche ultimamente ti ha anche tra virgolette premiato. Alcamo mi ha dato veramente tanto, infatti sono la persona che sono ora anche grazie alle esperienze fatte fino ad ora, ma sono ancora più orgogliosa perché di recente ho ricevuto una targa di riconoscimento da parte del sindaco, e quindi sono veramente onorata di essere una cittadina alcamese.